non riuscirà a mantenere neanche una di quelle azioni che vuole promuovere, primo. E l'obiettivo principale è quello di scardinare i diritti sociali dei lavoratori e delle future generazioni. Quello che manca in Italia è la previdenza complementare. Il sistema pensionistico italiano genererà nuovi poveri e se non si attua una previdenza complementare che sia a sostegno, come è in Germania, della parte dell'altra gamba della previdenza, avremo molti giovani che andranno in pensione in povertà. Crediamo che debbano essere un po', come dire, ristretti tutti quei privilegi che i deputati e i senatori hanno nel nostro Paese. Se il governo dovesse proseguire sulla strada che noi consideriamo sbagliata di cambiare le norme sui licenziamenti, faremo sicuramente qualcosa. Also die Politik müsste noch mehr Europa liefern, man müsste sich noch intensiver Richtung Europa bewegen. Die jetzigen Maßnahmen sind eigentlich nur ein kleines Stück von Europa. Das heißt, man brauchte viel mehr europäischen einheitlichen Bondmarkt, man brauchte viel mehr einheitliche Politik und man brauchte an dieser Stelle wahrscheinlicherweise auch ein einheitliches Denken, was tatsächlich im Moment festzustellen ist, dass es nicht vorhanden ist.